Radio Maria, trasmettiamo i dieci comandamenti a cura di Padre Livio. Allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi, i dieci comandamenti, come già vi ho detto questo libro eh, lo potete trovare in tutte le librerie cattoliche, i dieci comandamenti, edizione Sugarco oppure eh, scrivendo qui a Radio Maria o telefonando agli uffici di Radio Maria. Ehm, questo mio libro, appunto, come vi dicevo, eh, volesse una cateesi completa eh, sui dieci comandamenti e quindi sulla morale cristiana. Ehm, siamo arrivati eh, al terzo comandamento, come abbiamo spiegato in eh, lungo e in largo, no? ehm, abbiamo cercato di mettere in, in luce la bellezza della domenica, giorno della resurrezione, eh, giorno che dobbiamo dedicare a Dio, giorno in cui fulcro è indubbiamente la partecipazione alla Santa Messa nella quale celebriamo il mistero pasquale della morte e della resurrezione e nella quale, durante la quale c'è un Cristo risorto nella Santa Comunione. Poi abbiamo visto, cari amici, anche che la domenica non solo è il giorno del, di preghiera, ma anche il giorno di riposo, giorno di emancipazione dalla schiavitù del lavoro e appunto eh, siamo emancipati dalla schiavitù del lavoro per dedicare questo tempo a Dio e poi alle cose belle della vita, come alla famiglia. Eh, come anche al riposo vero e proprio, come anche all'incontro di, con Dio nella natura, come anche, come vedremo in un, in un paragrafo apposito, anche alle opere di carità cristiana, di solidarietà. E, e quindi la domenica, come vedete, da questo punto di vista ha un valore certamente religioso, perché è il giorno dedicato a Dio, ma ha anche un grandissimo valore sociale. Rarissimo valore sociale perché è il tempo in che viene dedicato appunto a coltivare le cose belle come gli affetti familiari, come il dialogo fra genitori e figli, come eh, l'incontro con la natura, come l'incontro con gli amici, come l'incontro o l'aiuto per i poveri, eccetera. No? Il giorno di solidarietà, il giorno di riposo e anche di svago perché lo svago è una componente indubbiamente del riposo di cui abbiamo bisogno. E abbiamo dedicato tutto il tempo necessario eh, ieri a illustrare quindi eh, questo valore della domenica come giorno di riposo. E certamente anche molti non credenti o cristiani all'acqua di rose eh, vivono la domenica come giorno di riposo, ma un riposo, <ride> è un riposo che molte volte eh, sconfina con la noia o con l'impiego del tempo in un modo dispersivo invece per noi cristiani la domenica è un giorno di grande attività dello spirito un giorno in cui appunto si coltiva il cuore si coltiva l'anima anche se riposa il corpo per quanto riguarda il grande valore di questo comandamento del terzo comandamento cari amici è talmente importante che il Santo Padre ha scritto una, come sapete, una, lettera, una lettera apostolica no? di Esdomini il eh, giorno del Signore che ha ispirato mh, grandemente questo mio capitolo sul terzo comandamento però quello che più colpisce cari amici è che eh, l'osservanza del terzo comandamento l'osservanza della domenica è stato oggetto di un'apparizione della Madonna proprio alla salette eh, la Madonna è apparsa in un pianto di rotto in un pianto di rotto alla salette eh, perché piangeva la Madonna Lassaletti, un pianto di rotto per cui i due bambini, Massimino e Melania, rimasero stupiti, rimasero attoniti, perché loro dall'alto videro questa signora che era seduta con le mani nella testa e piangeva disperatamente. E poi si alzò continuò a piangere e disse ai bambini il perché di questo pianto. E dite al mio popolo, e disse i motivi per cui piangeva, e cioè... E vi ho dato sei giorni per lavorare. Mi sono riservato il settimo e non me lo si vuole concedere. E questo ha detto la Madonna che appesantisce il braccio di mio figlio. Poi la Madonna ha fatto anche allusione alla, alla, alla bestemmia. A molti che prendono che tirano in causa suo figlio quando qualcosa non va bene. Ma certamente l'apparizione della Saletta è un'apparizione che ha è focalizzata sulla, sul riposo domenicale, sulla santificazione della Domenica e eh, se piangeva allora nel 1846 la Madonna della Salette, piangeva dirottamente e dobbiamo chiederci eh, come, come, come piangerebbe ora se dovesse apparire per manifestare il suo dolore su questo punto in cui la Domenica è sistematicamente violata. E sta diventando appunto c'è cioè la trasformazione della domenica in un giorno lavorativo come tutti gli altri. E rientra in quella trasformazione del mondo in una grande Babilonia perché eh, se si riesce a eliminare la domenica e fare anche la domenica in cui, il giorno in cui si compra e si vende, cioè il giorno di Mammona, se anche la domenica diventa il giorno di Mammona. Invece del giorno del Signore avremo la trasformazione appunto della nostra società in una grande Babilonia dove tutti sono marcati col seno della bestia sulla mano. Ecco. Allora eh, non mi dilungo troppo perché mh, credo che quello che avete la Madonna della Salette sia più che sufficiente, per cui eh, prendiamo il nostro libro, la pagina 72, e vediamo questo accorato richiamo della Madonna alla Salette soprattutto per quanto riguarda la Domenica anche se le sue lacrime eh, che spargiva riguardavano anche il secondo comandamento eh, riguardava appunto il peccato gravissimo della bestemmia e scrivo l'importanza che riveste agli occhi di Dio la santificazione della Domenica è sottolineata dalla Madonna nell'apparizione alla Salette nel 1846 eh, l'apparizione della Salette è una sola ma lasciato il segno. In quest'unica sua manifestazione la Santa Vergine ha maternamente richiamato il suo popolo, come lei lo chiama, per la violazione del secondo comandamento, la bestemmia, e soprattutto del terzo, la santificazione della domenica. Forse noi siamo inclini a sottovalutare la gravità di questo tipo di mancanze, ma non è così dal punto di vista soprannaturale perché esse dimostrano disinteresse e persino disprezzo per il creatore. Quindi, eh, innanzitutto, cioè, dei dieci di, di comandamenti, i tre più importanti sono i primi tre, quelli che riguardano Dio, riguardano l'amore di Dio, ai quali poi all'amore di Dio è subordinato l'amore per il prossimo. Ma noi ben difficilmente ci, ci esaminiamo sui primi tre comandamenti, cioè sul nostro amore per Dio, che è il primo e principale comandamento, che ha come suo corollario l'amore per il prossimo. Il castigo di Dio per chi viola la domenica e la sua benedizione per chi invece la onora, dimostrano quale importanza abbia agli occhi del Signore la santificazione di questo giorno che Egli vuole dedicato a sé. La Madonna con un pianto di rotto che lascia stupiti e addolorati i due bambini che l'ascoltano, cioè Melania e Massimino, afferma testualmente Vi ho dato sei giorni per lavorare. Mi sono riservati il settimo e non me lo si vuole concedere. E questo dice che appesantisce il braccio di mio figlio. Naturalmente Gesù non è del là in alto che getta giù i fulmini, ma essendo noi ostinati sulla via del male permette che quel male che noi facciamo si faccia sentire quindi eh, dopo questi richiami noi continuiamo a violare la domenica ebbene cari amici ci eh, ritroveremo schiacciati da quel tipo di società che abbiamo costruiti e dalla quale noi ci siamo autotrasformati in rotelle del grande ingranaggio quindi Dio ci abbandona all'opera delle nostre mani. Avete voluto abolire la domenica, dice Dio, beh gustate quanto è bello. Lavorare sette giorni alla settimana e diventare schiavi di Babilonia. Presa alla lettera, prese alla lettera, le parole della Madonna sembrerebbero indicare che le stesse non Dio si è riservati il giorno di domenica, perché fosse un giorno di riposo e di santità per il suo popolo. In realtà qui la Santa Vergine si presenta come la mediatrice fra noi e suo figlio. Tutto ciò che Cristo dà alla Chiesa e quindi anche il dono della domenica ci viene per mezzo suo e tutto ciò che da noi sale fino a Cristo passa attraverso di lei. Di straordinaria profondità e l'espressione mi sono riservate il settimo. La domenica è un giorno che appartiene a Dio nel senso che il suo popolo deve consacrarlo a lui. Questo avviene mediante il culto divino, in particolare con la partecipazione alla Santa Messa, come abbiamo visto, e con l'astensione dal lavoro per rivolgersi ad attività più importanti, che sono quelle dello Spirito e le opere dell'amore. La domenica è il giorno in cui l'uomo deve essere di Dio in un modo esclusivo. Non può essere del mondo, con tutte quelle preoccupazioni e seduzioni che distolgono il cuore dalla meta del cielo, alla quale deve incessantemente tendere. <ride> Quindi, amici, è proprio un giorno che Dio si è riservato per sé perché noi fossimo Suoi. Dei sette giorni della settimana, Dio ne chiede uno che sia esclusivamente dedicato a Lui, ma noi non glielo vogliamo concedere. Se così la Madonna si esprimeva oltre un secolo e mezzo fa, che cosa dovrebbe dire oggi, quando i tentativi di cancellare la domenica dalla vita sociale sono sempre più minacciosi ed espliciti? All'occhio premuroso e vigile della madre nulla sfugge. Tu eh, ragazzo che passi, che passi la serata in discoteca del sabato sera in compagnia del diavolo, e poi la domenica sei lì a letto come un sacco di patate morto sul tuo letto. Cosa credi tu? Che la Madonna non abbia visto? Ha visto tutto, ha visto come sembra lì del demonio, il demonio, povero figlio. All'occhio premuroso della madre, nulla sfugge. Dice: attenzione, dice a messa: non vanno che alcune donne già anziane, gli altri lavorano di domenica tutta l'estate e l'inverno. Quando non sanno che fare, non vanno alla messa che per burlarsi della religione. In Quaresima, vanno alla macelleria come dei cani. Hai capito? Sì, eh, se io dicessi l'uomo non, non è un animale, tutti sono d'accordo, poi però si comportano come animali. Hai capito? Ripeto, guarda che il linguaggio della Madonna è tremendo, eh? vede tutto. Lei ha sempre molta grazia nel porgere, ma. Ho notato che anche nei messaggi di Mejugori quando il suo cuore è straziato esce fuori parole incredibili. Eh? A Messa dice non vanno che alcune donne già anziane. Gli altri lavorano di domenica tutta l'estate, siamo una società contadina. E l'inverno, quando non sanno che cosa fare, non vanno alla Messa che per bullarsi della religione. In Quaresima vanno alla macelleria come dei cani. Capito? Mi viene in mente per esempio uno dei messaggi che la Madonna ha fatto a Meggiugori, ma i messaggi quelli diciamo ufficiali, no? ufficiali nel senso quelli dati attraverso la Vecente Maria Paolovici che sono un po' rivolti a tutto il mondo. E, mh, sono rivolti prima alla parrocchia e poi a tutti, comunque anche i messaggi dati a altri Vecenti sono importanti, però questi qui hanno una regolarità che li ha resi celebri. Ebbene, mi ricordo che in un messaggio della regina della pace, la Madonna invita la gente a portare i bambini in chiesa, no? anche i bambini in chiesa. E quindi i parroci si ricordino che la Madonna ha detto che la gente deve portare i bambini in chiesa. Però, attenzione, in un altro messaggio la Madonna ha detto che bisogna sorvegliare i bambini in chiesa perché partecipano bene alla Santa Messa e quindi non permettere che facciano cagnare pensate come la madre vigile è attenta su tutto e come ci tiene che si vada alla Messa e si partecipi ordinatamente dignitosamente alla liturgia dice di portare i bambini ma dice anche di vegliare sui bambini perché non facciano cagnare stiano attenti quindi dice la Madonna in quaresima vanno alla macelleria come dei cani e' qui descritta la vita di quello che Paolo chiama l'animalis homo, l'uomo animale, che mangia e lavora come le bestie, da soma, ma che non sa che farsene di Dio e dei valori dello spirito. Sia pure in un contesto diverso dalla società contadina, la nostra situazione è simile, anzi più grave, perché a sé più ampie sono le possibilità di destinare il tempo a se stessi e alla propria anima. Dio non tollera questa situazione in cui nel cuore delle sue creature fermenta l'oblio, l'indifferenza e il disprezzo per la sua grazia e il suo amore. Il male non passa impunito, il male fa male. Questo è quanto Dio nella sua sapienza ha stabilito. Egli nel suo amore ci castiga, fra virgolette, perché abbiamo ad abbandonare la via che ci porta alla rovina. La punizione divina è per il nostro bene, è la mala medicina che ci ridà la salute. Non è certo un caso che la parola castigare ha la medesima radice di casto. Dio ci castiga per staccarci dal male, cioè per renderci casti, cioè puri. Quando non riesce a persuaderci, a cambiare con le parole dell'amore. Dio ci richiama sul retto cammino con linguaggio del dolore. Cioè Dio prima ci invita con l'amore e poi ci chiama col dolore. È quello che succede alla nostra generazione. Per vent'anni e più la regina della pace si ha invitati con l'amore, ma siccome i moltissimi non hanno risposto, e allora Dio cercherà, e siamo nella fase, vi dici se i segreti, quando verranno, di staccarci di Toglierci dalla vita la rovina col linguaggio del dolore, ma sarà quel dolore che ci, siamo, che ci siamo procurati noi stessi con la nostra incredulità. La punizione divina arriva attraverso i fenomeni della natura, ai quali noi non facciamo caso, perché non sappiamo vedere, oltre le apparenze, il governo divino del mondo. La Madonna, la Salette, ci dà un saggio di come Dio vigili e osservi, scrutando in fondo ogni cuore e poi premia chi gli è fedele e castiga chi si ribella, dimostrando che tutto è nelle sue mani e che la nostra presunzione di fare a meno di lui ci espone al ridicolo di chi, essendo senza ali, ha la pretesa di volare. La gente si illude che lavorando la domenica Crescano il guadagno e la ricchezza? Perché tenere chiuse le fabbriche, i negozi, gli uffici, le banche, i grandi centri commerciali, quando con la loro apertura si potrebbero incrementare i profitti? Satana incanta col linguaggio del denaro e seduce quelli che in esso hanno posto il loro cuore. Il suo obiettivo è strappare la domenica dalle mani di Dio e di privare gli uomini di questo inestimabile dono. Tragico errore di chi crede che questo meraviglioso banchetto imbandito che è la terra sia frutto del caso alla mercé della nostra insaziabile avidità. Ai nostri occhi accecati la Madre di Dio mostra come in realtà stanno le cose e come con Dio non si scherza. Lei dice, parola della Madonna: se il raccolto va male è soltanto per colpa vostra. Ve l'ho fatto vedere l'anno scorso con le patate. Voi non ne avete fatto caso. Anzi, quando ne trovavate delle guaste, voi imprecavate e interlecavate in nome di mio figlio. Come dice l'Apocalisse, no? E quando Dio manda i castighi, cosa fanno gli abitanti della terra? Quando Dio manda i castighi, gli abitanti della terra bestemmieranno ancora di più. Ma esse, dice la Madonna continueranno a marcire e quest'anno Natale non ve ne saranno più. Dio governa il mondo con infinita sapienza e giustizia e nulla sfugge alla sua mano. Anche le catastrofi della natura sono un messaggio divino che punisce il male richiamandoci sulla via del bene. Noi nella nostra stoltezza non ci asteniamo dal mormorare e dal bestemmiare quel Dio, nel quale non crediamo e di cui in ogni caso non ci importa nulla. Capito? Adesso che è tanto tempo che non piove, per esempio, voglio vedere se gli altri incominceranno a imprecare Dio. Eh? Noi cristiani invece lo preghiamo, perché si manda un po' di, di acqua, di pioggia. Tuttavia la Madonna si fa premura di addolcire l'inevitabile castigo Affinché anche durante la privazione che purifica il nostro occhio possa scorgere, affinché anche durante la privazione che purifica, il nostro occhio possa scorgere la presenza della misericordia. Dice: se avete del grano, non bisogna seminarlo. Perché tutto quello che seminerete sarà mangiato dagli insetti. E quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. ed dei cari amici, come la Madonna, vi ricordate quando. Nell'intervista che abbiamo fatto a Miriana, la Madonna dice che ha mitigato il settimo segreto. Ecco anche qui ha mitigato il castigo. E la Madonna interviene per mitigare quel castigo che poi ci diamo noi. Se avete del grano, non bisogna seminarlo, perché tutto quello che seminerete sarà mangiato dagli insetti. E quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. La misericordia di Maria Meggiugorie si manifesterà nel fatto che. I dieci segreti verranno svelati tre giorni prima. Sempre la Madonna mette lo zucchero dalla misericordia. Anche qui alla Salette dice se avete del grano, non bisogna seminarlo, perché tutto quello che seminerete sarà mangiato dagli insetti. E quello che verrà cadrà in polvere quando lo batterete. Sopraggiungerà una grande carestia. La Madonna lo dice prima, vedete? Ma prima che essa venga. I bambini al di sotto dei sette anni saranno colti da un tremore e morranno fra le braccia di coloro che li terranno. I grandi faranno penitenza per la fame. Le uve marciranno e le noci diventeranno cattive. Allora, qualche uno avrà pensato: eh, Ma è possibile che Dio sia così crudele da far morire i bambini? Cari amici, voi dovete capire una cosa: i figli sono di Dio e se noi li eh, educhiamo. Mettendoli sulla via della rovina, Dio se li prende e se li porta in cielo. Anche qui è una grande misericordia. Siccome sarebbe sopraggiunta una grande carestia, la Madonna per mitigare ha detto: Prima, non seminate il grano perché diventerà polvere, tenetelo lì da parte. E poi dice: Sopraggiungerà una grande carestia. Gli adulti faranno penitenza con la fame, e i bambini, perché i bambini non morissero di fame, cosa fa la Madonna? perché non succedesse quello che è successo a Gerusalemme che le madri mangiavano i figli durante l'assedio cosa fa la Madonna? dice che i bambini se li porterà in cielo prima che arrivi la carestia dice i bimbi al di sotto dei sette anni saranno colti da tremore e morranno fra le braccia di coloro che li terranno cioè per malattie moriranno in pochi giorni e non moriranno di fame i grandi faranno penitenza per la fame quelli che volevano lavorare la domenica per, per incrassare di più. Le uve marciranno e le noci diventeranno cattive. Tutto questo è successo puntualmente, cari amici. Poi vedete come la Madonna è venu era, venuta, era venuta per mitigare un castigo che ci eravamo meritati profanando il giorno del Signore. A questo punto il lettore potrebbe porsi molte domande. Perché dovrebbero andare di mezzo i bambini a causa del peccato degli adulti? non è forse ingiusto da parte di Dio? Dal punto di vista di Dio e degli stessi bambini, è certo una grazia che essi raggiungono il fine della vita, che è la gioia del cielo, prima che abbiano perire in questo mondo pieno di pericoli. Ma per l'uomo orgoglioso, che crede di essere il padrone della vita e delle cose, e si pone altezzosamente al posto di Dio, questa privazione di fronte alla quale è impotente, è una grande medicina che li fa aprire gli occhi sugli abissi di miseria e di disperazione in cui precipita la vita umana quando Dio è escluso. Come vedi, caro amico, non è una cosa da nulla la disobbedienza al terzo comandamento. Questo lo dico soprattutto ai grandi centri commerciali, alla grande distribuzione e anche perfino ai sindaci delle città, che sono molte volte loro a dare i costi permessi. Eh, senza senso di tenere aperti i negozi alla domenica e tenere in schiavitù tante persone che devono stare lì tutto il giorno, quando hanno la famiglia a casa che li attende. All'osservanza della domenica, attenzione cari amici, all'osservanza della domenica Dio ha collegato il benessere materiale degli uomini, mentre la sua violazione provocherà calamità e sciagure naturali e sociali. Io vi faccio una piccola confidenza perché l'ho presa, presa come un avvertimento divino. Mi ricordo che quando feci quella... c'era il referendum per la domenica, no? E mi ricordo che andai alla Saletta a chiedere un referendum sui negozi domenicali qui in Italia, andai alla Saletta a chiedere alla Madonna la Grazia che vincesse il no all'apertura dei negozi la domenica. Ha vinto il no, poi le hanno aperte lo stesso. Però mi ricordo mh, che... Eh, mi ricordo questo fatto, cari amici, proprio in quei tempi di ha a me è molto colpito. Io non accetto mai nessun invito da nessuna parte perché ho troppo da fare, però eh, quella volta mi invitarono i miei confratelli eh, di Ovada perché c'era una festa, un, novizia, un una vestizione di un novizio, non so cosa c'era, insomma, beh, comunque eh, dove dico anche un'occasione per rivedere un po' un posto che ho trascorso. E tanti mesi di vacanza dalla mia fanciullezza, eccetera, andai a Ovada, era un sabato, e andai a Ovada a quel sabato lì, e partii di qua nel pomeriggio, arrivai lì alla sedicesima, celebrai la messa. Dopo la messa cominciò a piovere. Io mi ricordo che mentre andavo già nel pomeriggio vedevo i fiumi pieni, però eh? i Bormida, eh, fiumi pieni e limacciosi, però non ci feci tanto caso. Mi ricordo che pioveva da pazzi. Dopo la messa ho detto ai miei confratelli: Faccio cena e parto subito perché perché qui, insomma, poi al mattino dovevo essere qui per la trasmissione di Vangelo Vivo, e allora sono partito, e ci fu quella notte tremenda di piogge sul Piemonte, e mi ricordo che passavo in mezzo all'autostrada che da Ovada passa attraverso Alessandria, Vercelli, eccetera, poi porta qui a, porta qui a Milano, insomma. E mi ricordo che passavo sull'autostrada e tutto intorno era un mare di, di acqua, tutto allagato. L'alluvione tremenda del sabato, notte, della domenica, che distrusse un terzo del Piemonte, distrusse proprio quella zona. Eh, io avevo letto un articolo una settimana prima del Novarese, dell'Alessandrino, che è la zona che ha il la percentuale di negozi più aperti che, che in Italia ha la, la più alta percentuale di negozi aperti la domenica. Fu veramente proprio cominciò il sabato pomeriggio fino a domenica a mezzogiorno ci fu un castigo di Dio tremendo. Ecco, certamente quello fu un fatto naturale, ma fu anche un avvertimento divino. Fu un avvertimento divino per i negozi aperti la domenica. Io di quello sono certissimo, certissimo. ecco eh, però con le cose lì le capisce chi le ha vissute, evidentemente. Quindi ripeto: all'osservanza della domenica Dio ha collegato il benessere materiale degli uomini, mentre la sua violazione provoca calamità e sciagure naturali e sociali. Abolendo la domenica, in realtà, gli uomini vogliono eliminare Dio e mettere al suo posto il denaro. Capito? È il giorno di Mammona, scelta sciagurata radice di grandi mali per i singoli e la società. Tuttavia l'ultima parola della madre di Dio è di speranza. Chi dedicherà al Signore il giorno che Egli si è riservato sarà benedetto non solo con i beni spirituali, ma anche con quelli materiali. Ecco le testuali parole della Madonna, cari amici: Se si convertiranno, le pietre e le rocce si tramuteranno in mucchi di grano e le patate si troveranno seminate da loro stesse. Il benessere temporale è un dono di grazia, commento io. Senza Dio gli uomini sono lupi famelici che si sbranano a vicenda con guerre sempre nuove, finché non avranno distrutto la terra. E questo un solenne monimento per il nostro tempo. E poi la Madonna conclude dicendo: Su, bambini miei, fate dunque sapere ciò a tutto il mio popolo. Con queste parole la Madonna si congeda mettendoci davanti a un bivio di fronte al quale la nostra generazione rischia di prendere quella via che la porterebbe alla rovina. Dedicare la domenica a Dio vuol dire riconoscerlo come nostro creatore, salvatore e signore. Significa ottenere la sua benedizione e incominciare così a costruire quella società dell'amore nella quale le rocce diventeranno pane. Ma, e concludo, avremo tanta fede da fidarci di più della benedizione del Signore che dell'opera delle nostre mani? Ecco, cari amici, abbiamo illustrato l'insegnamento della Madonna alla Salette sulla domenica, poi però non abbiamo ancora terminato le catechesi sulla domenica perché metteremo in evidenza un altro aspetto della domenica molto importante, e cioè la domenica, giorno di solidarietà.